Allora siamo con Oscar De Pellegrin, vicepresidente degli Arcieri del Piave, società organizzatrice di questa decima edizione della Coppa Italia Centri Giovanili. Per la prima volta in una gara Fitarco in veste anche di consigliere federale, Oscar. Quali sensazioni? Giochi in casa in più vesti? Beh, sicuramente sì, per me è un grandissimo onore sia come vicepresidente degli Arcieri del Piave poter ospitare qui questa manifestazione di tutta l'arcieria giovanile, quindi un movimento che cresce e noi dobbiamo dargli sicuramente gli giusti stimoli e indicargli la giusta via per crescere e per diventare degli atleti sempre di livello maggiore. Anche come compagnia, insomma, dopo tanti anni che non organizzavamo più eventi così importanti, abbiamo proprio sentito la voglia, il piacere di cercare di dare ancora il nostro contributo alla federazione e soprattutto al tiro con l'arco, e quindi siamo qua. Noi, come tutte le volte, come è nostro costume, abbiamo cercato di metterci l'anima in tutte le cose che abbiamo cercato di organizzare al meglio. Mi auguro, insomma, che gli arcieri e tutte le delegazioni rimangano contente della nostra ospitalità o di quello che offriamo, ma ecco, ci siamo veramente fatti in quattro, quindi noi siamo orgogliosi di questo e speriamo che tutti vadano via con un bel ricordo di Belluno e della compagnia Arcieri del Piave. Dopo, insomma, la seconda veste, insomma, è solo una settimana che sono stato eletto in consiglio e per me è un grandissimo onore, anche perché, insomma, tutte le preferenze che ho avuto dalla mia parte mi fanno veramente onore da una parte, dall'altra so che è un grandissimo impegno, perché tanti magari si aspetteranno qualcosa di buono di me, e io l'unica cosa che posso dire è come mi sono sempre messo in discussione e sempre impegnato al massimo nelle linee di tiro, farò la stessa cosa anche da dirigente, sperando di dare sicuramente magari quello che la gente si aspetta, ma il mio impegno sicuro lo garantisco. Ecco, un impegno importante, qui siamo per una competizione giovanile, la Federazione Italiana Tiro con l'Arco deve guardare al suo futuro, è proprio da qui che bisogna ripartire, cioè al futuro dei ragazzi, far crescere nuovi arcieri e cercare di garantire, ecco, la stessa qualità che la Federazione Italiana Tiro con l'Arco è riuscita a garantire in questi anni. Sicuramente, io credo che, insomma, ogni federazione, ogni disciplina debba investire sui giovani, e quindi questa è una manifestazione, questa Coppa Italia fantastica che è nata 10 anni fa, ma proprio questo scopo, e noi lo condividiamo in pieno, è per quello che abbiamo voluto organizzarla e cercare di dare il nostro contributo, ma dobbiamo tutti essere promotori di andare alla ricerca, di riscoprire nuovi talenti, nuovi ragazzi, perché queste sono la linfa del futuro della nostra federazione. Non possiamo sempre pretendere che magari i soliti, quelli che sono adesso ad alto livello, durino all'infinito. Io ne sono un esempio, un po' di anni vai avanti e poi sicuramente bisogna avere nuova gente stimolata che abbia le qualità e soprattutto di avere un settore, una federazione che li ha supportati per arrivare ad altissimo livello e che dia il giusto apporto perché loro possano fare l'atleta e basta, senza magari altre tante cose per la mente. Questo credo che sia un compito della nostra federazione, speriamo, insomma, in questo quadriennio di andare su questa linea, su questi valori, ecco. Ecco Oscar, tu che sei stato un grandissimo atleta, che consiglio puoi dare a questi giovani arcieri che sono ancora alle prime armi e che magari sognano un futuro come quello che hai vissuto tu, da grande campione? Ma guarda, la prima cosa che io mi sentirei di dire è fare sport, soprattutto qui siamo nell'arco, quindi fare gli arcieri per divertimento, per divertirsi, per stare assieme, per condividere questa manifestazione, anche questa finalità, perché è una manifestazione di squadra, quindi è bellissima secondo me sotto questo aspetto, che i giovani possono anche crescere e sapersi stare in gruppo, e questa è la cosa bella. Poi sicuramente se uno ha le qualità può diventare un campione, però non a tutti i costi, insomma, divertimento, stare insieme, uno quando apprezza queste cose è già una cosa bellissima che lo sport sa dare. Se poi ha le qualità, ci mette tutto l'impegno, il sacrificio, il tempo da dedicare, diventa un campione, ce l'auguriamo tutti che diventano tanti Galeazzo, tanti Frangilli, tanti Nespoli, gliel'auguro a tutti, insomma, ma soprattutto metteteci tanto impegno, tanto sacrificio su quello che volete fare e dove dovete arrivare. Grazie Oscar. Grazie a voi, è stato un piacere.